con Paolo Toffoli, dopo l'inizio della seconda settimana di preparazione, facciamo un primo bilancio di questa, di questo inizio di stagione, di questo inizio di lavori. Sì, siamo partiti bene, diciamo, abbiamo affrontato la prima settimana in modo, diciamo, blando, no? I ragazzi non li ho fatti saltare, è stato più un lavoro fisico in sala pesi e un lavoro a terra in campo, quindi più fondamentali, palleggio, bagger, difesa, battuta e ricezione classica. Adesso in questa settimana entrante cominceremo piano piano a saltare e gradatamente aumenteremo il ritmo e, diciamo, l'intensità d'allenamento. Condizioni fisiche dei ragazzi mi sembrano buone in attesa dell'arrivo di Mirza Jampour? Sì, siamo in attesa di Mirza Jampour, dovrebbe arrivare fra circa una settimana, dopo dovremmo essere al completo, che quello è un gran vantaggio. No, le condizioni dei ragazzi sono molto buone, si vede che hanno lavorato anche d'estate nei momenti di vacanza. Ripeto, adesso stiamo cominciando gradatamente, aumenteremo il ritmo, anche il carico dei pesi. Naturalmente dobbiamo arrivare in forma perfetta per la 14 ore, per la prima di campionato con Vibo Valencia, perché per noi già sarà una bella lotta. Pur senza saltare, ho notato tanto lavoro tecnico con i palleggiatori, con i centrali, sì. Con i ricevitori. Sì, ma io di base anche durante l'anno sempre una parte tecnica la faccio, diciamo, magari la posso utilizzare come riscaldamento, ma cerco sempre di ripercorrere anche fondamentali, palleggio, bagger, per me tutti devono saper palleggiare, tutti devono saper dare un bel appoggio, quindi la prima parte allenamento è sempre dedicata alla tecnica, individuale. Adesso noi ci alleniamo a questo orario qui alle 4:30, no, va bene, ci alterniamo con la Mater Domini, gli orari vanno bene. Io quello che ho chiesto alla società, a Bruno De Mori, è fare un allenamento in più sicuramente al Palaflorio, a Bari. Del resto quello è il nostro campo di gioco, è un campo grande e quindi lì dovremo trovare, insomma, i punti di riferimento. Quindi più volte ci alleniamo a Bari e meglio è. So che è difficile, però insomma, vedremo. Grazie.